caro Premier Enrico Letta, questa è la prima pagina del quotidiano torinese La Stampa odierno, martedì 20 agosto 2013, cari amici. Eccola qua. La terra è andata in rosso, le risorse sono finite, la terra è andata in rosso. Io spero che lei possa leggere questo articolo in prima pagina, caro Premier, ma soprattutto spero che lei ne voglia parlare come capo del governo. Parli alla nazione, dica che le risorse del pianeta sono finite, poi se leggerà l'articolo o sulla stampa o su qualche altro quotidiano sarà informato ancora meglio. Però questo messaggio, io sono Serafino Massoni, lavoro qua sul web 2.0, il web 2.0, e sono curioso, io Serafino Massoni sono curioso di sapere se lei avrà il coraggio di parlarne di queste cose, relativamente alla crescita, relativamente per esempio alla TAV, il pianeta è in rosso, non si può andare oltre, caro Premier Enrico Letta. Ovviamente questo discorso lo faccio a lei, Enrico Letta, ma l'avrei fatto a qualsiasi altra persona, fosse attualmente Premier, capo del governo in Italia. Voglio proprio sapere se lei ne parlerà in Italia e anche in Europa di questa faccenda. Da oggi la terra va in rosso, la crescita, ma di quale crescita? Quale crescita vogliamo parlare? La crescita usque ad mortem sia del pianeta che del genere umano. Quale crescita, Premier? Vediamolo. Sono proprio curioso, caro Premier Enrico Letta, di vedere se lei riuscirà a parlarne di queste cose al popolo italiano, che so, ai sindacati, a chiunque, non solo in Italia però, ma anche all'Europa Unita. E ne parliamone di queste cose, Premier. Non pensiamo soltanto ai litigi politici, parliamo di queste cose serie. La terra è in rosso, TAV, non è più tempo di TAV, Premier, non è più tempo di TAV, Premier, mi raccomando, Premier Enrico Letta, vediamo se lei avrà il coraggio di parlarne pubblicamente e ripetutamente, perché questi sono i reali problemi dell'umanità, non solo dell'Italia, ma dell'Europa e del mondo intero. Va bene, grazie, caro Premier Letta, se mi ha ascoltato, grazie a tutti voi amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.